Raramente, però ogni tanto lo faccio, parlo anche di libri che non sono romanzi e qui si tratta di un testo di divulgazione scientifica al quale sono molto affezionata da una vita e riprenderlo in mano mi fa tornare al liceo, col naso all'insù a guardare le stelle in notti estive come queste. Piero Bianucci, Stella per Stella, guida turistica dell'universo, sottotitolo. Un testo sicuramente datato, ma che ha significato molto per molte persone della mia generazione e non solo. E poi, vabbè, sarà anche datato, però come testo divulgativo di base va sempre bene. Ricordo che alcune parti io le sapevo a memoria in quel breve periodo della mia vita in cui ho subito fortissimo il fascino dell'astronomia, dell'astrofisica. In cui avevo trovato risposte, no? Qui alle prime domande, cioè avevo trovato qui le prime risposte alle prime domande, poi sono passata dall'astronomia alla paleografia e vabbè, non è proprio la stessa cosa, sempre di ricerca si tratta, ma è leggermente diverso. Tra parentesi, mi diverte molto constatare che per illustrare la storia delle costellazioni, Bianucci aveva inserito delle miniature medievali scritte in questa carolina molto bella, dovrei chiamarla minuscola umanistica per essere precisa. Lasciamo stare i dettagli, leggibile comunque anche a chi non è un paleografo, tutto si tiene comunque. Un manoscritto del 400 di Matteo Palmieri, conservato alla Laurenziana di Firenze. Visto che quando ho letto questo libro era appena uscito, avevo 14 anni, una roba così, mi sa che queste saranno state le prime fotografie di manoscritti miniati che io abbia visto in tutta la mia vita. Chissà se il subconscio ha usato quelle per farmi leggere poi no, l'anno dopo il nome della rosa, farmi subire il fascino di scriptoria, pergamene, eccetera. Tornando alle stelle. Ebbene, questa è divulgazione molto bella, seria, ben fatta, ti accompagna, ti allega le mappe del cielo, ti spiega tutto, ti fa l'elenco delle stelle di ogni costellazione, intanto butta lì dati, curiosità, dettagli importanti, teorie scientifiche, scoperte, telescopi, invenzioni, quale ammasso globulare, quale galassia, eccetera, vedi quel settore del cielo. Io mi ci perdevo, imparavo tutto praticamente a memoria. Alcune cose me le ricordo ancora, anche se ormai non so più neanche che cosa vogliono dire certe parole. Ecco, signore, eccomi di nuovo a citare il nome della rosa. Nomina nuda tenemus, sì, perché la frase di Bernardo di Cluny è quella che poi Eco scelse per chiudere il romanzo. Vabbè, mettendolo in bocca ad Adamès, mettendo queste parole in bocca ad Adamès. Torniamo a Bianucci, che nelle prime pagine, prima di addentrarsi nella vera e propria guida turistica dell'universo, riesce a spiegarti tutto in termini molto molto comprensibili. Rileggendo questa frase, pagina 32, la scelta di un telescopio è opinabile quasi quanto un giudizio politico, a me viene da ridere. E mi viene in mente quando ero lì a decidere il catadiottrico e il Newton e la focale e qui, là, su, giù. Allora c'erano le manopoline per la regolazione micrometrica, no? Per far muovere la montatura equatoriale da puntare sulla stella polare, dove seguire la rotazione terrestre, faceva cambiare la posizione apparente stessa. C'erano i motorini da applicare che non funzionavano mai, insomma ragazzi, erano gli anni 80, quando col Commodore 64 caricavi i giochini con un mangiacassette ci voleva una vita. Raccontarlo adesso ai ragazzini quasi non ci credono, no? Invece noi siamo venuti su così. Ma continua a divagare, in realtà quello che mi premeva dire è che della buona, sana, accurata divulgazione come questa è una cosa molto preziosa e molto rara, che in pochi sanno fare bene e questo libro a me ha fatto compagnia per anni. È stato un amico, un compagno di strada e racconta cose meravigliose con lievità che non è leggerezza. È proprio il tono lieve con cui si accarezzano le cose belle e importanti, guardando per aria col naso all'insù. Alla prossima storia.